Allora, iniziamo quest'oggi la terza settimana e con la terza settimana iniziano anche i laboratori. Quindi qualcuno probabilmente l'avrà già visto. Ho fatto i calcolini sulla base dell'elenco degli iscritti per dividervi in tre gruppi il più possibile di pari dimensioni e i punti di taglio tra i gruppi sono indicati qua. Impronunciabili quelle sigle, ma di fatto sono, no, gli intervalli di cognomi che ricadono, che, no, nei vari gruppi. Quindi verificate in quale orario ricadrete. La domanda classica del tipo: ma a me farebbe più comodo venire dopo oppure venire prima? No? Perché magari all'una sono ancora in digestione, oppure alle 4:30 devo far merenda, o altri motivi magari più seri. Almeno in fase iniziale, almeno nelle prime settimane, non possono essere accolte queste richieste, per un motivo molto semplice di sicurezza nei laboratori, nel senso che siamo già abbastanza contati come numero di persone, i laboratori hanno una capienza massima dettata proprio da norme di sicurezza, quindi più di tot persone non faranno entrare. E quindi, per evitare discussioni infinite e anche antipatiche, vi prego almeno nelle prime settimane, no, di attenervi il più possibile al gruppo che vi è stato dato. A me non fa piacere, ma so che tradizionalmente la frequenza laboratorio tende a decrescere, è una funzione non crescente perlomeno. Questo vuol dire che dopo le prime settimane sarà molto più facile, volendo, trovare un posto libero anche nella fascia oraria che non è quella che vi abbiamo segnato. Allora, a questo punto. Però il vincolo vero non è che noi siamo antipatici, ma è che il laboratorio ha un numero di posti finito. In laboratorio ci saranno delle persone che vi aiutano. Ci saranno 5 persone diverse, tra cui uno che è Sandro Cumani, che vi avevo presentato virtualmente la prima lezione, che è il responsabile delle esercitazioni, più 4 studenti cosiddetti borsisti coadiutori, quindi 4 dei vostri colleghi degli anni successivi, che hanno già superato l'esame e che sono risultati vincitori di una delle tante borse di studio per le collaborazioni didattiche. In realtà sono 5 persone, 5 e mezza, perché si danno il cambio, ma ce ne saranno 4 ogni volta, non saranno sempre gli stessi, ma. Allora, questo per due, lo dico per due motivi. Uno, approfittatene, no? Nel senso che malcontati sarete probabilmente una sessantina per turno, 60 persone circa per turno. Normalmente il laboratorio ci si dispone 2 persone per macchina. Se riuscite a trovare, quando ci sarà più spazio libero, mettetevi uno per macchina, altrimenti è consigliabile che ciascuno provi per sé. Dopodiché vuol dire che c'è un rapporto di 1 a 10 o meglio tra studenti e assistenti, quindi approfittatene, per fare domande, non per farvi risolvere l'esercizio dagli altri, perché servirebbe nulla, loro lo sanno già fare, ma per provare, farvi aiutare nel momento in cui vi doveste bloccare. È più efficace il laboratorio se arrivate lì avendo già guardato i testi, gli esercizi, e magari provato a farli. E se vi vengono tutti perfetti, non è neanche il caso che andiate, ma probabilmente non sarà così, e allora quella è l'occasione in cui poter andare, confrontarsi, vedere, chiedere. E il testo di esercitazione è sempre qui,
Adesso qui l'ho ingrandito, quindi è un po' brutto da vedere, ma sotto esercitazioni, già da venerdì scorso, e sarà così per tutto l'anno, salvo imprevisti, salvo intoppi, il venerdì pubblichiamo il testo di esercitazione del giovedì successivo. Quindi avete tutto il tempo, la voglia dipende da voi, ma il tempo c'è, no? Di guardare esercizi, provare a farli, tanto non richiede nulla di particolare, basta avere un personal computer e il compilatore, provare a farli in modo da arrivare pronti in laboratorio già con le idee già più chiare e non l'ora e mezza passa in fretta, soprattutto tenuto il conto del tempo iniziale per sedersi, cambiare, accendere il computer, eccetera. Se voi poi perdete mezz'ora a leggere o capire il testo degli esercizi, di fatto non c'è più tempo, no, per esercitare la parte intelligente del cervello. Quindi il consiglio è sfruttare il laboratorio e sfruttarlo arrivando preparati. Preparati, hanno già provato a fare gli esercizi, alcuni vengono, alcuni no, lo scopo del laboratorio è proprio quello, no? Di aiutarvi a sbloccarvi nel momento in cui ci siano dei problemi. Altre indicazioni pratiche? Non credo di averne. C'era qualcuno una volta che chiedeva se in laboratorio si devono usare i PC del laboratorio oppure si può arrivare col proprio portatile e agganciarlo lì. Mi sembra che siano possibili entrambe le cose. Beh, ovviamente in laboratorio ci sono i computer, ma chi vuole lavorare sul proprio portatile deve solo farlo presente ai tecnici che ci sono all'ingresso, no? Che vi chiederanno ovviamente il tesserino per entrare e verificare. E seguire il regolamento che hanno per questo tipo di cose, no? Che cosa puoi fare, cosa non puoi fare, non puoi andare a staccare i cavi, collegarti a piacere. Ma questo, i dettagli non li conosco, ma so che è possibile. Va bene, questa è solo come introduzione, tanto per entrare nel tema della settimana. Quindi il tema della settimana è: iniziamo a programmare. Iniziamo a programmare e cominciamo a entrare. Questa volta un pochino più sistematico rispetto agli esempi flash che vi facevo la volta scorsa, nel linguaggio C. Allora, ci tengo a mostrare queste tre facce di signori che negli anni 70, all'inizio degli anni 70, io ero piccolino e voi non c'eravate, lavoravano in un laboratorio di ricerca, il Bell Labs dell'AT&T. Se avete del tempo e della curiosità, andatevi a leggere, a cercare su internet la storia di questi signori qua. È estremamente interessante perché questi qui facendo ricerca, l'AT&T è l'equivalente di Telecom, no? Negli Stati Uniti, il più grande operatore telefonico, all'epoca era probabilmente l'unico. Erano dei laboratori di ricerca in cui vigeva un modo di lavorare bellissimo, per cui i ricercatori erano lì e facevano ciò che volevano, nei limiti chiaramente degli obiettivi che l'azienda gli dava, però era riconosciuto ai ricercatori la massima libertà di sperimentare, di provare. Allora, questi tre signori dovevano lavorare tutti i giorni con dei calcoli, esistevano già i computer da 15 anni, però erano programmati in un linguaggio scomodo, erano molto farraginosi, no? E a loro non piaceva, era scomodo. Per cui nel tempo libero, per divertimento, hanno preso un computer che era vecchio, non era più utilizzato, e si sono messi lì e hanno provato a fare un sistema operativo molto più semplice di quelli che esistevano già, quindi più leggero, più semplice da gestire, mantenere, eccetera, e da usare, e un linguaggio di programmazione che a loro piacesse di più di quelli che esistevano, che andavano in voga allora. Poi 2 o 3 anni giocando a tempo perso, giocando tra virgolette, però lavorando a tempo perso, diciamo così, in modo collaterale rispetto ai progetti che dovevano portare avanti, hanno inventato due cose su cui si basa tutta l'informatica di oggi, no? Che sono il sistema operativo Unix, su cui si basa tutti i sistemi operativi di praticamente tutti i sistemi embedded, quindi la parte di informatica che non è il personal computer, su cui si basa la progettazione, su cui si basa i sistemi operativi il macOS, su cui si basa è ispirata la progettazione anche del sistema operativo Windows. Quindi è il sistema operativo, i derivati, più diffuso al mondo, è nato da questi signori qua, 40 anni fa.
È nato il linguaggio C anche, insieme, sono nati insieme. Il sistema operativo Unix e il linguaggio di programmazione C. Il linguaggio di programmazione C, come linguaggio C o nei suoi derivati C++, C# e Java, sono i linguaggi più utilizzati al mondo, quasi, in modo quasi esclusivo, 95% e oltre. Quindi è una storia carina da... l'impatto a lungo termine di quello che può essere un'invenzione, no? Giusta, no? Nel momento giusto, sufficientemente aperta. No, lo dico perché questo signore qua è morto l'anno scorso, anzi quest'anno, inizio di quest'anno, più o meno nel periodo di Bill Gates, Steve Jobs, poveretto, non voglio portare male a nessuno, di questo qui, di questo signore che in realtà, dal cui lavoro dipende tutta l'informatica odierna, non si è quasi parlato, dell'altro che ha fatto molto marketing, invece si è parlato di più. Allora, nel mio piccolo, cerco di ribilanciare il discorso. Va bene, però vediamo cosa abbiamo oggi. Oggi abbiamo un linguaggio di programmazione che ci apprestiamo ad imparare, che è un linguaggio di programmazione cosiddetto ad alto livello. Cosa vuol dire ad alto livello? Ad alto livello vuol dire che c'è una separazione, una differenza, per nostra fortuna, tra quello che è il programma realmente eseguibile, cioè il programma binario che la CPU del calcolatore eseguirà un'istruzione dopo l'altra. Dicevo, c'è una differenza tra questo programma eseguibile binario e ciò che scrivo io, è il modo in cui io programmo il calcolatore. Non preoccupatevi, non odiatemi se salto avanti e indietro nelle slide, in realtà non ne userò molte oggi, da oggi in avanti, quella parte di programmazione preferisco fare direttamente e quindi vado a pescare i concetti, poi c'è tutto, rimescolato per il vostro divertimento. Dicevo, fortunatamente oggi programmiamo in linguaggi ad alto livello che sono più comprensibili per noi e quindi utilizziamo dei programmi appositi che si chiamano compilatori che ci aiutano a fare la traduzione tra il programma scritto in sorgente C, quindi il programma sorgente scritto da noi nel linguaggio di programmazione C. Il compilatore compila la traduzione di questo nel corrispondente codice binario. Tanto per capire che cosa ci stiamo guadagnando a usare un linguaggio di programmazione ad alto livello, io sono andato a prendere il, vi ricorderete più o meno vagamente, il programmino che avevamo fatto per il calcolo del massimo comune divisore, no? Adesso poi impareremo a farli meglio, ma grosso modo avevamo capito, l'avevamo, no, tratto dal diagramma di flusso. Ecco, il lavoro che fa il compilatore, e per cui dobbiamo essere grati ogni volta che cliccheremo qua sopra, è di tradurre questo programma sorgente, facile, difficile, ma abbastanza comprensibile ancora per noi, in questa cosa qui. No, questo sono solo commenti. Questo è il vero codice eseguibile. In realtà non è ancora il codice binario, perché qui ci sono delle lettere, ancora scritto in forma testuale. Poi questo a sua volta viene codificato in uni e zeri, in codici operativi dell'espressione. Questo qui è il programma che abbiamo scritto. No? Non è molto riconoscibile, anche se vediamo che qui ci sono qualche cosa che si chiama MCD, copia dei dati, e queste sono le istruzioni a livello di codice macchina. Move è un'istruzione che copia un valore da una cella di memoria a un'altra, col printf esegue l'istruzione printf, qui viene fatta una divisione, e vabbè, noi per fortuna non dobbiamo, no, qui si vede, si intravede il fatto che lui sta facendo dei confronti per decidere se continuare o no. È del tutto, non del tutto, ma in buona parte incomprensibile a noi. Okay? Questo è il modo di programmare che avevano i primi programmatori prima dell'invenzione dei linguaggi ad alto livello. Il linguaggio ad alto livello ha permesso di scrivere queste cose qui non più a livello della CPU, per cui la CPU Intel hanno un'istruzione che si chiama CMPL,
che confronta due numeri long, vuol dire su 32 bit. Ma ad esempio CPU di altri tipi che non usino lo stesso, che non siano compatibili con CPU Intel, avrebbero un'istruzione completamente diversa per fare la stessa cosa. Quindi il programma diventa molto difficile da scrivere, molto di basso livello, molto incomprensibile e molto legato a una specifica macchina, la portabilità da una macchina all'altra praticamente nulla. Il codice programmando ad alto livello invece riesco innanzitutto a lavorare in modo più comodo, più vicino al mio modo di pensare e poi se voglio portare questo programma su computer diversi basterà prendere il programma sorgente, un compilatore del linguaggio C adatto al computer su cui sto lavorando, mi faccio generare il codice binario per il Mac, per il PC, per Linux o per la CPU che gira sul telefono che ho in tasca, ad esempio. Che ovviamente sarà diversa dalla CPU di un personal computer. Quindi questo è l'ambito in cui lavoriamo. Poi noi dopo un po' ci dimentichiamo e ci viene quasi da pensare che il computer stia eseguendo questo codice sorgente. E a volte qualcuno parla anche di una sorta di macchina virtuale, no? Facciamo finta che il computer sia capace di leggere questo e penseremo questo. Sappiamo però in realtà che tutte le volte non viene mai eseguito questo, ma viene eseguita la forma binaria di quest'altro. Quindi prima di, quando ho scritto il programma, prima di poterlo provare, prima di poterlo eseguire, prima di poterlo far funzionare, dovrò necessariamente chiedere al compilatore, per favore, costruiscimi il binario e facciamo partire il binario, perché per la CPU questa cosa qui, oppure un documento in Word scritto in italiano, sono la stessa cosa. Sono una serie di lettere, ma che lui non è in grado di eseguire direttamente, solamente in grado di eseguire il set di istruzioni. Tra l'altro vedete che le istruzioni che sono qua nella prima colonna non sono moltissime, sono sempre le stesse che si ripetono. Quindi è molto povero come linguaggio, il linguaggio macchina, dei processori. Vabbè, chi proseguirà poi nell'elettronica e nell'informatica imparerà poi anche cosa vuol dire programmare a livello macchina, a linguaggio macchina, in corsi di calcolatori. Lavoro che è ancora necessario in alcuni contesti, soprattutto per la parte di programmazione più vicino all'hardware. Ok, in un linguaggio, quindi questo è il contesto, ma noi ci fissiamo ovviamente sui linguaggi ad alto livello. Un linguaggio è fatto di una serie di parole che hanno dei significati e da una serie di regole di composizione di queste parole. Fatemelo costruire interattivamente. Allora, non... E così nel frattempo ne approfittiamo per prendere familiarità col compilatore che vedete in laboratorio. Allora, costruiamo insieme un programma, questa volta però molto più lentamente, passo passo, un programma semplice, così vediamo, no, i vari tipi di istruzioni e di sintassi, preferisco vederlo sul programma che non sulle slide. Allora, un compilatore è semplicemente un programma che prende un file sorgente, lo chiamiamo file sorgente, ciò che scriviamo noi, scritto in linguaggio C, e produce un file eseguibile. Questo file sorgente come lo posso scrivere? Ma lo posso scrivere col blocco note. Un file sorgente è semplicemente un file di testo in cui io scrivo le istruzioni del linguaggio. Poi potrei prenderlo, salvarlo su disco, questo file, e eseguire il compilatore che mi esegue la compilazione. Però questo sarebbe un modo molto scomodo di lavorare. Ciò che usiamo noi, ciò che usano tutti i programmatori, e noi in particolare usiamo uno che si chiama CodeBlocks, è un cosiddetto IDE, no? Che sta per Integrated Development Environment, no? Ed è environment. Cioè un ambiente di sviluppo integrato.
CodeBlocks è uno dei tanti IDE, no? che esistono. Chi usa un Macintosh può scaricare un programma che si chiama Xcode, no? Registrandosi sul sito lo potete scaricare. È un altro IDE, quello pensato, no? sviluppato dalla Apple. Molti altri usano Eclipse, un altro IDE molto famoso, pensato soprattutto per programmare in Java. Cosa sono questi programmi? Sono l'unione di tre strumenti fondamentali, qua, tre e mezzo, via. Primo è un editor, cioè uno strumento come blocco note, ma un pochino più evoluto, che mi permette di scrivere il programma, salvarlo, riprenderlo, modificarlo, e in più questi editor, visto che sono pensati per scrivere programmi in C, sono cosiddetti sensibili al contesto, no? Sanno cosa sto scrivendo, capiscono se io ho aperto una parentesi, non ho, conoscono la sintassi del linguaggio. E quindi mi aiutano, colorando il testo, no? Con dei colori diversi, a aiutarmi, diciamo così, a scrivere in modo corretto la sintassi. Quindi sono degli editor facilitati per la scrittura dei programmi. Potrei scrivere blocco note, ma meglio usare un editor che man mano che scrivo mi aiuta. Primo strumento viene integrato in un IDE. Secondo strumento che viene integrato in IDE è il compilatore, ovviamente. Per cui se schiaccio un bottoncino dell'IDE viene fatto partire il compilatore, che è un componente separato rispetto all'editor. L'editor mi permette di scrivere, colorare, eccetera, salvare. Il compilatore prende e traduce. Però non devo lanciare un programma separato per compilare, questo è integrato tutto nell'IDE, per cui mi basta cliccare un bottoncino. E poi l'IDE di fatto, dopo la compilazione, mi permette di visualizzare gli errori ottenuti, eventualmente, gli eventuali errori ottenuti, correlarli alla sorgente, eccetera, ma lo vedremo. Editor, compilatore, debugger. Un debugger è uno strumento, debug vuol dire toglie, si aiuta a togliere o scovare i bug, no? I bug sono gli errori di programmazione, gli errori nel programma. Quando il programma l'avete scritto, riuscite a compilarlo, non vi dà errore di compilazione, però fa la cosa sbagliata. No? Gli chiedete di fare 3 più 7 fa 11. E perché? È perché da qualche parte c'è un errore di programmazione. Come facciamo a trovare questo errore di programmazione? Molti pensano che trovare un errore di programmazione sia sufficiente guardare al codice, ma guardarlo intensamente, no? Per 20 minuti di fila, sperando che poi l'errore salti fuori e dica sono qui. No? Nel senso che uno dei modi per trovare gli errori più semplici da trovare è quello chiaramente di rianalizzare il codice, rileggerlo, riverificarlo. Ma fatto questo, gli errori più subdoli sono quelli che non ci rendiamo conto di aver fatto, no? Sono gli errori che magari stanno in una errata comprensione del problema o del ragionamento. E allora li possiamo scoprire solamente interagendo col programma. Cosa fa un debugger? Il debugger mi permette di far eseguire il programma un passo alla volta, una riga alla volta. Lo faccio eseguire un passo, una riga, vedo cosa fa, vedo cosa stampa, vedo i valori delle variabili, passo alla riga successiva e così capisco non solo che mi ha stampato 11 e io volevo 10, ma capisco anche quell'11 in che punto è stato calcolato, a partire da che valori, e quei valori lì sono giusti o non sono giusti. E quindi faccio un'attività investigativa alla Sherlock Holmes di andare a stimolare il programma, eseguendolo poco per volta, andare a vedere che cosa fa, fino a quando non troverò un punto in cui mi accorgo che fa la cosa sbagliata. Quindi essere in grado di fare debugging è altrettanto importante quanto essere in grado di scrivere il programma. Non dimenticatevelo mai. Editor, compilatore, debugger sono i tre strumenti con cui lavoriamo. Lo dicevo tre e mezzo. Perché qua il mezzo, l'altro strumento che viene integrato è un piccolo gestore di progetti, no? Che permette di creare un nuovo progetto, salvarlo, tenere insieme tutti i file, tutti i sorgenti relativi a un certo progetto. Quindi uno strumento per l'organizzazione essenzialmente dei file sorgenti. Allora, nel nostro caso si chiama CodeBlocks, il programma che utilizziamo. Lo lanciamo, salta fuori con questa, diciamo così, presentazione fatta a cubetti. Qualcuno aveva avuto nei giorni scorsi difficoltà a scaricare il CodeBlocks perché era stato caricato su un sito di quelli, diciamo così, gratuiti e la capacità di download del sito era stata, no, rapidamente esaurita. Quindi, se qualcuno ha avuto dei problemi,
può andare semplicemente, sempre nella pagina del corso, sotto link. Io ho modificato questo primo link, versione del Politecnico, del compilatore CodeBlocks. Adesso vedete sotto nell'ultima riga che punta a didattica.polito.it, quindi il portale della didattica. Potete anche entrare nella pagina del portale, sotto materiale lo trovate. Quindi viene scaricato dai server interni del Politecnico, oltre a essere più veloce non abbiamo problemi di dover avere un hosting a pagamento dei contenuti. Se ci cliccate così di brutto su questo vi chiede di inserire la password del portale, quindi dovete fare login sul portale, non perché sia una cosa, diciamo così, riservata alla password, ma semplicemente perché era un posto comodo dove poterlo mettere. Quindi chi non è riuscito ancora a scaricarlo lo può fare seguendo quel link, non dovrebbe più dare problemi. Che è una versione del compilatore CodeBlocks che è ufficiale qui, ma noi l'abbiamo leggermente modificata e è più comoda per voi da utilizzare. E vi faccio anche vedere dove. Ok, allora, questa è la videata, diciamo così, di benvenuto. Noi vogliamo creare un piccolo programma, chiamiamolo prova, tanto per dire, o primo, è il primo programma che facciamo insieme. E questo programma ci eserciteremo facendo cose semplici, imparando le istruzioni fondamentali. Allora, creare un nuovo programma innanzitutto significa impostare un progetto, un nuovo progetto nel quale costruire il programma stesso. Quindi la prima operazione da fare è new project. File new project. Oppure, c'è anche scritto qua sotto, in questa iconciona grossa qua, create a new project, crea un nuovo progetto. Creare un nuovo progetto vi chiede di scegliere quale tipologia di progetto volete. Quindi ho cliccato su crea un nuovo progetto e mi è comparsa questa cosa. Lui mi chiede: ma che tipo di progetto vuoi creare? Che tipo di programma vuoi fare? Un programma grafico, un programma in un linguaggio, un programma in un altro linguaggio, un programma che usa certe librerie, eccetera, eccetera. E noi in questo corso impareremo solamente a costruire le cosiddette applicazioni di tipo console, ma che noi, questa è la tipologia di progetto che dovremmo usare questa, ma che in realtà nella versione modificata da noi del compilatore scegliete questa che è l'icona del Politecnico, è molto simile a questo ma ha delle opzioni già preimpostate. Quindi se per caso vi scaricate la versione normale oppure in laboratorio casualmente fosse installata la versione ufficiale e non quella del Politecnico, quando create un nuovo progetto create una nuova console application. Altrimenti, se avete scaricato la versione giusta, da noi modificata, cliccate un computer science, cioè informatica, il corso, sarebbe il nome del corso, un progetto di informatica che è sempre o no, un'applicazione tipo console, lo riconoscete dal logo illeggibile del Politecnico. Cosa vuol dire un'applicazione console? L'applicazione console è un tipo di programma, bruttino, da vedere, ma è più semplice da realizzare. L'applicazione console è un programma eseguibile, noi lo scriveremo in C, che interagisce con l'utente esclusivamente attraverso la tastiera e lo schermo. Lo schermo volutamente disegnato nero. Noi impareremo a fare programmi che non sono capaci a usare la grafica. Non saranno dei bei programmini con i bottoni, i menu, le icone, la finestrella, la prendi, la sposti, eccetera. Questo lo imparerete più avanti. Nel primo corso non ci si riesce ad arrivare a quella complessità di gestione. E quindi il tipo di programmi che riusciremo a scrivere sono solamente programmi che interagiscono con l'utente sulla tastiera, quindi l'utente scrive dei dati, scrive delle informazioni, il programma stampa i risultati sul video. Un po' come abbiamo visto la volta scorsa sul massimo comune divisore, in cui dovevo inserire i dati dalla tastiera in una finestra tutta nera, tutta triste, e il programma mi stampava il risultato sempre in una finestra nera e triste, e non erano colorate, non c'erano i menu, non c'erano le cose a cui siamo abituati nei programmi. Già è complicato così, se dovessimo costruire programmi grafici, cosa che lo farete, le cose diventano ancora più complesse, tutto in un corso solo non ci sta. Quindi noi siamo qua sopra,
e siamo la persona che scrive il programma. Scriviamo il sorgente e attraverso il compilatore creiamo l'eseguibile. Dopodiché una persona diversa sarà l'utente del programma, l'utilizzatore del programma. L'utilizzatore del programma fa partire il programma eseguibile, non sa nulla di C, non sa nulla di come è stato fatto, non sa nulla di come ha ottenuto questo programma eseguibile, da dove è arrivato. Questo utilizzatore attiva il programma gli farà delle domande, lui scriverà delle risposte sulla tastiera, farà delle scelte, batte invio per dare i dati e il programma mostra i suoi risultati sullo schermo. Noi dobbiamo scrivere il programma in modo che qualunque utilizzatore sia in grado, che non sa nulla di programmazione, sia in grado di interagire correttamente col programma e che, lo dico dall'altra parte perché è più difficile, che il programma sia in grado di interagire correttamente con qualunque utilizzatore. Se ti arriva quello a cui tu dici inserisci un numero per fare massimo condivisore, lui ti inserisce meno 3,7. Io avevo pensato che fosse un numero positivo intero, lui mi ha inserito un numero negativo frazionario, cosa deve fare il programma? Il programmatore lassù dovrebbe averci pensato, perché non sai mai l'utente che cosa farà, ma sicuramente gli utenti sono tanti e qualcuno che ti fa la cosa che non ti aspettavi lo trovi sicuramente. Quindi c'è una disconnessione forte tra il momento in cui scrivo il programma e il momento in cui qualcuno userà questo programma. Quando scrivo il programma io non so chi sarà l'utente, cosa vorrà fare, che dati ci metterà dentro il mio programma. E io devo prevedere tutto questo. Altrimenti il programma non è corretto, non è completo. Lui comincia a usarlo, il programma pum, si pianta o salta fuori un dato, un valore assurdo. Di chi è la colpa poi? Del programmatore. Sempre. No? Non è la colpa dell'eseguibile o dell'utente. Come fai a dare la colpa all'utente? Neanche del compilatore, neanche del computer, l'unico che può avere la colpa è il programmatore. Quindi ricordatevi sempre, la colpa è sempre del programmatore. No? A volte arriva qualcuno e dice, ma il programma non mi funziona, se è la colpa del computer o del compilatore, no? C'è la tentazione, no. E ovviamente per poter programmare correttamente nessuno di noi ha la capacità infinita, no? Di scrivere un programma giusto al primo colpo, giusto, completo, corretto e a prova di qualunque utente. E quindi nella fase iniziale, quella che ho chiamato di debugging, ma anche in parte di sviluppo, giochiamo anche un po' la parte dell'utente. Dobbiamo giocare la parte dell'utente, mettiamoci nei panni dell'utente, proviamo a usare il programma che abbiamo scritto noi, vediamo se funziona. Proviamo a usarlo nel modo corretto, proviamo a usarlo nel modo un po' scorretto, mettendoci dentro dei dati che non dovrebbero esserci. Come funziona nei casi limite? No? Se quel MCD là, uno avesse inserito 0 e 0, cosa fa quel programma? Gira all'infinito o si ferma subito? Cosa stampa? No? Sono casi limite, dici, ma perché ti viene in mente di inserire 0? Vabbè, tu il programma lo fai, deve funzionare anche in quel caso. Allora, questa è la modalità unica di interazione. Quindi ci sono, oggi siamo abituati a interagire con i PC in modi molto più evoluti, attraverso appunto menu, finestre, tendine, bottoni, mouse, touchpad, tutte queste cose qua. In questo corso mi dispiace, non riusciamo a impararlo. Quindi partiamo dall'applicazione console. Il compilatore sarebbe in grado, siamo noi che non abbiamo tempo di farlo. E all'inizio mi fa alcune domandine per configurare meglio il nuovo progetto che stiamo creando. Quindi dice benvenuti, clicca su Next, pagina inutile, proprio questa. È per vedere se sono sveglio. Clicca su Next e mi dice in quale linguaggio di programmazione vuoi costruire il nuovo progetto? Nella versione originaria avete una scelta tra due linguaggi, C e C++. Nella versione modificata abbiamo tolto C++ perché poi alcuni selezionavano C++ senza accorgersene e poi dopo non funziona, non capisco l'errore e poi vai a vedere che ha scritto un programma in C e ha chiesto al compilatore C++ di compilarlo. La sintassi del C++ è sufficientemente simile, quasi identica a quella del C, per cui non te ne accorgi, tante volte non te ne accorgi, e poi te ne accorgi solo perché non funziona, perché poi in realtà è un linguaggio diverso. Quindi qua per evitare confusione abbiamo omesso l'altra scelta, è rimasto solamente il C. Ecco, una cosa che io a livello sociologico da dire è che voi dovreste cercare
di resistere all'impulso di cliccare ovunque senza leggere. No? Su cui molti dietro le vostre spalle si fanno il business, sì, accetta, 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 così senza neanche leggere, no? Ci sono domande che ha un senso leggere e pensare, eh? Ok, poi altra finestra, in cui qua non puoi cliccare avanti perché devi proprio scrivere qualcosa, e mi chiede il nome del progetto. Allora, il nome del progetto, lui in realtà quando crea un nuovo progetto crea una nuova cartella, una nuova directory in cui salva diversi file, tra cui il sorgente, tra cui le informazioni sue, l'eseguibile, eccetera. Quindi io devo scegliere in quale cartella creare questo progetto, e quindi io ho scelto in questo caso questa, ma potete scegliere la cartella che volete, e dare un nome al progetto stesso. Quindi abbiamo detto che lo chiamiamo primo. Allora, vedete che lui creerà, sì, figurati, lui creerà un progetto che compone prendendo, lo copio solo da un'altra parte in cui si legge un po' di più. Questa qui è la cartella che gli ho dato io. Voi la salverete, che ne so, utenti, documenti, programmi, dove volete, insomma, in una cartella di vostra scelta. Poi questa è la cartella che lui crea all'interno della quale viene salvato tutto il progetto. E poi questo CBP, CBP sta per Code Blocks Project, è un piccolo filetto che lui si salva per ricordarsi il tipo di progetto, le impostazioni che gli date, eccetera. Quindi lui all'interno della directory che gli fornite ne crea un'altra sottostante col nome del progetto, che si chiama come avete chiamato il progetto, in questo caso primo. Quindi cartella che lo contiene, nome del progetto, sono le uniche due informazioni, il resto lo fa da solo. Vado avanti. Fa ancora una domanda e mi dice, senti, ma quali configurazioni vuoi utilizzare? Vabbè, la prima cosa che mi permette di scegliere qua è quale compilatore utilizzare. In realtà adesso non ho scelto perché ce ne ho configurato uno solo. La scelta del compilatore da utilizzare avviene la prima volta che lanciate il programma dopo averlo installato. Quando l'ho installato, e qui non me l'ha più chiesto perché l'avevo già installato prima, quando installate il Code Blocks, la prima volta che lo lanciate, viene fuori una finestra in cui c'è un elenco di compilatori possibili. Ricordate che l'IDE non è il compilatore, l'IDE è l'ambiente che poi richiama il compilatore e lo fa partire. Nel file che scarichiamo ce n'è già incluso uno compilatore, che è uno dei più famosi, più diffusi e gratuito, che è il compilatore GCC della GNU. GNU è un'associazione, diciamo così, che promuove l'utilizzo del software libero gratuito, e infatti sviluppano questo compilatore che è libero e gratuito. Quindi alla prima domanda che vi farà il computer la prima volta che lo installate, tra l'elenco dei compilatori possibili scegliete il GCC, perché è l'unico che avete installato sul vostro computer. Se ne scegliete un altro, l'IDE dice va bene, ma poi quando cercate di compilare lui non trova il compilatore. Oh, non mi trova il compilatore. Quindi è da fare la prima installazione. GCC, che sta per GNU C Compiler. Poi, quando noi, questo Code Blocks, quando noi compiliamo un programma, prevede di crearne due versioni possibili, che lui chiama configurazioni. Una configurazione di debug e una configurazione di release. Sono due modi diversi, due opzioni diverse di costruzione dell'eseguibile. Nella versione di debug, il compilatore mette dentro l'eseguibile tutte le informazioni che servono per poter fare il debug passo passo del sorgente. Nella configurazione di release, tutte queste informazioni invece non vengono messe. La configurazione release è pensata per avere un eseguibile che funziona dopo che hai fatto tutto il debugging, tutte le correzioni, tutte le verifiche, sai che funziona, allora faccio la release, la versione, il rilascio,
crea un eseguibile che sarà sicuramente più piccolo e non contiene al suo interno le informazioni sul sorgente che non interessano all'utente, e quella release è quello che posso dare agli miei utenti. Mentre invece nella fase di sviluppo lavorerò sempre in configurazione debug. Quindi lavoriamo sempre in configurazione debug, e quando avremo finito decideremo di ricompilare il tutto una volta sola in modalità release, in modo da avere un eseguibile più piccolo, più compatto, da distribuire ad altri. Allora, noi diciamo al nostro compilatore, al nostro IDE, di predisporsi per crearli entrambi. Finish. E qui abbiamo creato il progetto. Vedete che nel workspace, nello spazio di lavoro, possiamo avere più progetti aperti contemporaneamente, in questo caso ne abbiamo uno solo. Questo progetto contiene al suo interno diversi file sorgenti, in questo caso uno solo. Ecco, per il tipo di programmi che faremo noi sarà praticamente sempre così la configurazione, un sorgente solo. È possibile per programmi più complicati, anziché avere un unico sorgente di 10.000 linee, magari dividere il programma in più filetti separati per poter gestire meglio. Ma questo lo imparerete al secondo anno per chi farà algoritmi di programmazione. E lui mi predispone un primo programma vuoto, cioè vuoto, minimale, da cui poter partire. Questo main.c me l'ha creato anziché vuoto, bianco, già mettendoci alcuni contenuti dentro. Ingrandisco solo i font. Ecco qua. Notate che le varie parti di programma, di scrittura, di testo, sono colorate con colori diversi. No? Questo è uno degli aiuti che ci dà l'editor di CodeBlocks, di colorare, ad esempio mette in blu grassetto quelle che sono le parole riservate, colora in blu ciò che è scritto tra virgolette, colora in rosso la punteggiatura, colora in verde quelle che sono le istruzioni del preprocessore, adesso le vediamo, tutte queste cose. E se vado su una parentesi aperta, mi evidenzia la parentesi chiusa corrispondente e viceversa. Quindi questa è la differenza tra scrivere con un editor sensibile al linguaggio di programmazione rispetto a quella che scrivendo con qualunque editor di testo, tipo un blocco note o una cosa grezza di quel tipo lì. Tutti gli IDE hanno un editor evoluto di questo genere. Una cosa che anche, e questo fa parte di una aggiunta che è stata integrata nella versione standard non c'è del compilatore, in quella modificata dal Politecnico sì, quando vi trovate su un comando, su una funzione del linguaggio, voi potete sempre premere il tasto F1 e vi porta alla pagina dello standard che definisce quella funzione, che vi spiega tutto, in inglese ovviamente, di quella funzione. Quindi la definizione ufficiale, l'help, con tutta la sintassi del linguaggio. Volendo si può anche richiamare qua, c'è scritto qua dal menu, chelp F1, in realtà è un file unico che contiene sia il C che il C++, e queste sono tutte le funzioni del linguaggio che poi via via impareremo, non tutte perché molte non servono. Ok, a parte questo, vedete che c'è un file che si chiama main.c che contiene la struttura di un programma. Qual è? Beh, il programma in C ha sempre questa struttura minima. L'istruzione principale è questa, main. Questo definisce una funzione, vedremo più avanti come fare a definirne delle altre funzioni, che cosa si intende con funzione in C. Ma in un programma C deve esserci sempre una funzione che si chiama main. La funzione che si chiama main è il punto di inizio del programma. Ricordate quando nei diagrammi di flusso facevamo l'ovale con scritto start? Ecco, quello è lo start. Quindi ogni programma C, per poter partire, deve avere una funzione che si chiama main. Per ora tralasciamo le parentesi tonde, l'int. Nelle prime settimane devo chiedervi di prendere per buoni alcuni degli elementi della sintassi che useremo, che poi via via riprenderemo e capiremo fino in fondo, ma da qualche parte bisogna partire. Questa funzione main
ha un corpo composto da una serie di istruzioni racchiuse in una coppia di parentesi graffe. C è un linguaggio in cui le parentesi graffe si usano moltissimo e servono per delimitare dei blocchi di istruzioni. Quindi questa è la cosiddetta dichiarazione della funzione main, anzi, meglio dire, la definizione della funzione main. Dice, guarda, c'è una funzione main e che cosa fa questa funzione? Beh, fa tutto ciò che c'è scritto nel corpo della funzione stessa. In questo caso, essendo la funzione main, questo è il corpo del programma vero e proprio. Il corpo del programma è tutto ciò che è compreso tra l'aperta graffa e la chiusa graffa. E il corpo del programma può contenere due tipi di cose, o tre, dichiarazioni di variabili, oppure istruzioni eseguibili. Anzi, normalmente un programma conterrà sempre entrambe le cose. Dichiaro delle variabili, che sono le variabili con cui il programma deve lavorare, A, B, massimo, minimo, MCD, quello che volete, quello che vi serve, non quello che volete, e poi delle istruzioni eseguibili su cui vengono fatte delle operazioni, no? Il programma effettivamente esegue le istruzioni una dopo l'altra, e queste istruzioni eseguibili potranno ovviamente fare uso delle variabili che sono state dichiarate prima. Il linguaggio C ha il vincolo che le dichiarazioni delle variabili devono avvenire tutte prima della prima istruzione eseguibile. Quindi per dire, prima dichiaro tutte le variabili, poi ho tutte le istruzioni eseguibili. Non è possibile, dopo che ho fatto qualche istruzione eseguibile, poi sotto dichiaro, ah, mi sono dimenticato una variabile, vabbè, l'aggiungo sotto. No, devo tornare sopra ad aggiungerla. Ok? Questa è una limitazione del C. I linguaggi successivi non c'è più, ma in C è stato deciso così. Cosa che a voi piace tantissimo quando prendete appunti, perché magari uno sta, io sto risolvendo l'esercizio, dico, ah, devo aggiungere questo e torno su. Bisogna andare a infilare delle variabili prima. Il programma non si, questo è uno dei motivi per cui un programma non si scrive mai in ordine di linea, no? Si scrive in ordine di ragionamento, e quindi ci va a scrivere un po' sopra, un po' sotto, non, su carta non è così agevole, soprattutto prendere appunti mentre un altro fa. Ma abbiamo tutti i supporti, i file, i video, eccetera, che vi possono aiutare. Vi dicevo, due cose principali all'interno del corpo del main: la dichiarazione delle variabili e le istruzioni eseguibili. Adesso le vediamo entrambe. In realtà ce ne sono tre tipi di cose, di cui la terza l'abbiamo già conosciuta, sono i commenti. Perché ovviamente se io scrivo dichiarazioni di variabili e poi cerco di compilare questo programma, dichiarazioni spazio di spazio variabili, è abbastanza improbabile che sia un comando legale corretto del linguaggio C. Ma io quello l'ho scritto non per scrivere un'istruzione in C, è per scrivere un commento, no? Per scrivere una nota. Allora, i commenti e le note sono permessi, anzi, sono agevolati, sono consigliati e fanno parte del programma. I commenti in C si racchiudono tra il simbolo di barra asterisco, la coppia di simboli, barra asterisco, consecutivi senza spazi in mezzo, e la sua simmetrica asterisco sbarra. Come sempre l'editor ci aiuta, perché se io lo scrivessi sbagliato, ad esempio mettessi barra e mi scappa uno spazio in mezzo prima dell'asterisco, vedete che questo è rimasto in colore nero e non in colore grigio. Il colore grigio è il colore che l'IDE assegna ai commenti, li rende meno evidenti perché in realtà non fanno parte delle istruzioni, ma sono altrettanto importanti. Attenzione che la sbarra è questa e non è questa. Ce ne sono due sulla tastiera, si usa la sbarra diritta, la slash cosiddetta. Allora, dichiarazione di variabili, cosa sono le variabili e come si fanno a dichiarare? Cos'è una variabile? Allora, ritorno a prendere una variabile. È una scatola.
dimenticate tutto ciò che vi evoca il termine variabile che vi proviene dai corsi di matematica. Non perché sia sbagliato, ma perché qui stiamo parlando di una cosa diversa. Ok? Una variabile è una scatola. Ma non state a cercare lo slide, lo solo un secondo. Una scatola che ha una forma, un nome e un contenuto. La forma in realtà la chiamiamo tipo della variabile. Ci sono scatole fatte per contenere numeri interi, variabili. Ci sono variabili fatte per contenere numeri interi. Ci sono variabili fatte per contenere numeri reali. Qui ci sono alcuni esempi di numeri reali, difficili da leggere per la scelta di colori, ma 3.1, 2.0, 3,14, di cui c'è appena stata la festa, 6,02 per 10 alla 23, che a chimica vi piaceva, la carica dell'elettrone, e questi numeri qua. Oppure numeri interi. Le scatole che contengono i numeri interi sono di tipo diverso rispetto alle scatole che contengono numeri reali. A me piacerebbe andare avanti tutto il corso a parlare di scatole, ma concedetemi di passare alla terminologia standard e parlare di variabili. Se però mi promettete che quando dico variabili non pensate all'analisi matematica, che vi fa bene comunque. Una scatola ha un contenuto. Una scatola intera, una variabile intera, dai, usiamo quella, il nome ufficiale, una variabile intera, che in questo caso si chiama i, ha un contenuto che in questo istante è 0. Che un'altra variabile intera che si chiama j, che ha un contenuto che in questo istante è 2. Il nome di una variabile non cambia dal momento in cui la creo per tutta la durata del programma. Il contenuto, il valore della variabile può cambiare. Centinaia di volte, milioni di volte nell'esecuzione di un programma. Per cui parliamo di nome della variabile e di valore corrente della variabile. Il contenuto che ha in un certo istante di tempo. Un attimo dopo può avere un valore diverso perché qualcuno l'ha cambiato. Che qualche istruzione del programma ha cambiato questo valore. Ok? La differenza con le variabili delle matematiche è forte. Una variabile, quando scrivete x in matematica, quella lì non ha nessun valore, o li ha tutti insieme contemporaneamente, oppure ha il valore che voi non sapete qual è, ma è il valore che risolve l'equazione. Invece qui è tutto molto più terra a terra, sono scatole con dentro dei numeri. Ok? Quindi ricordiamocelo quando poi vediamo, le useremo e vedremo come si comportano queste scatole. Allora, in una variabile cosa posso fare come livello minimo? Innanzitutto devo dichiarare che esiste, creare la scatola. E in C si fa con una sintassi molto semplice. Tipo della variabile, per ora faremo solamente programmini per questa settimana che usano variabili intere. Tipo della variabile è int. Spazio, nome della variabile, in questo caso n maiuscolo, punto e virgola. Int n punto e virgola significa crea una nuova variabile che chiamo n e che potrà contenere valori interi. Questa è una dichiarazione di una variabile. Nel momento in cui la dichiaro la variabile, che valore ha? Che valore assume? Allora, ci sarebbero due risposte istintive che sono entrambe sbagliate. Quando io scrivo, scriviamolo nel nostro programmino, dichiarazione di variabili int n. Ho dichiarato n come variabile intera. Adesso, se volessi usare, vedere il valore di n subito dopo, che valore ha n? Allora, le due risposte sbagliate sono 0, e chissà perché una variabile deve valere 0 quando la dichiaro, no, costruisco una scatola, e chi ce l'ha messo 0? Nessuno dentro.
L'altra risposta, forse più sbagliata ancora, è nessun valore. Dovrebbe non ha nessun valore perché non gli ho ancora assegnato nessun valore, non l'ho specificato, non ha nessun valore. E questo è un errore concettuale che poi salterà fuori più volte, di pensare che una variabile possa non avere un valore. Le variabili sono scatole, ma nella realtà sono celle di memoria che contengono dei bit 0 o 1. Quando io dichiaro int n, sto in realtà dicendo al compilatore, guarda compilatore, dammi una cella di memoria di 4 byte, perché gli interi sui nostri compilatori sono di 32 bit, di 4 byte, e userò il simbolo n tutte le volte che vorrò indicare il valore che c'è in quelle celle di memoria. Ma quindi è una scorciatoia, anziché dire ma le celle di memoria di indirizzo 3217, che poi non so neanche qual è, devo chiedere al compilatore di darmele, gli dirò, senti, mettiamoci d'accordo, chiamiamola n. Quindi tu compilatore, quando compili, sai che tutte le volte che scrivo n dovrai fare riferimento a quelle celle di memoria. Ma io posso ignorarlo e pensare che n sia una scatola che sta da qualche parte. In realtà sta in celle di memoria. E quando dico al compilatore, guarda che quelle celle di memoria le chiamo n, che valore ha n in quell'istante? È il valore che capita abbiano i bit di quelle celle di memoria lì. Non è che quelle celle di memoria lì non hanno nessun valore. Dentro ci sono dei bit, o valgono 0 o valgono 1. Fate una combinazione di 32 valori, fatemi dire casuali, ma non sono neanche casuali, dipende da cosa c'era prima lì dentro, a che cosa, per che cosa era stata usata quella memoria un momento fa. Contengono degli 0 e degli 1 imprevedibili, ecco, per noi che scriviamo il programma non lo conosciamo. Quindi non è giusto dire che adesso n non ha nessun valore, non ha nessun valore noto. In questo caso è una variabile, come si dice, che non è inizializzata, non è stata inizializzata. Non è ancora stato affidato un valore iniziale. Quindi tra le prime cose che devo fare al programma, prima di usare una qualunque variabile che ho dichiarato, questa deve essere inizializzata. Cioè devo metterci dentro un valore noto, se voglio che poi nel resto del programma vada avanti in modo sensato, in modo coerente. Non è che posso usare un valore qualsiasi, imprevisto, ignoto, no? Non conosciuto. E questo lo posso fare mettendo tra le prime istruzioni eseguibili un'istruzione di cosiddetta assegnazione. N uguale a 0. Gli metto 0. Da qui a qui, da quando l'ho dichiarata N, da quando ho cominciato a esistere, fino a quando non ho eseguito questa istruzione di inizializzazione, il valore di n era definito, valeva qualche cosa, ma io non so quanto. Ma va bene, perché anche se non lo so, non l'ho mai usata, non l'ho mai visualizzata, non l'ho mai usata nel fare i calcoli, e quindi quel valore lì non mi disturba. L'importante è che io ricordi di inizializzarla. Quindi ogni variabile va dichiarata. E questo è un requisito di sintassi. Se io provassi a usare, scrivere n uguale 0, linea 12, senza aver dichiarato la variabile, il compilatore mi blocca e mi dice, ma scusa, n che cos'è? E non mi lascia compilare. Se io dichiaro una variabile e mi dimentico di inizializzarla, il compilatore dice, avrà le sue buone ragioni, e non mi blocca. E il programma sarà sbagliato, sarà errato, perché ho dimenticato di inizializzare una variabile, il compilatore non è che può leggermi il pensiero e sapere che doveva essere fatto. Proviamo a vedere, io provo a mettere un'altra variabile uguale a 0 e proviamo a lanciare il compilatore su questo embrione di programma. Quindi ho dichiarato una variabile n e poi ho inizializzato a 0 la variabile n e ho inizializzato a 0 la variabile m, che noi sappiamo che non abbiamo dichiarato. Provo a lanciare il compilatore, questo avviene attraverso l'iconcina con l'ingranaggio build, che voi non vedete perché è fuori, il videoproiettore taglia, ma è qua, qui, ok? Andiamo di... oppure build control F9, build al menu build, c'è la voce build, che costruisce
l'eseguibile. In realtà il build è un po' più di compilare, vedete che c'è una voce diversa, compila oppure costruisci. Lo vedremo più avanti, coinvolge l'operazione di linker. Allora, diciamo per brevità, compiliamo, cioè costruiamo l'eseguibile, clicco su build e succedono due cose, qui è stato molto veloce, succedono tre cose. Prima cosa è che il file main.c viene salvato, perché il compilatore non può compilare una cosa che non... Io non ho fatto salva esplicitamente, però nel momento in cui compila viene salvato automaticamente. Viene eseguito il compilatore e stampa una serie di messaggi. In realtà il compilatore... No, qui non c'è. Stampa una serie di messaggi che sono raccolti in questa finestra sottostante build messages. E in questo caso dice, nel file, nella prima colonna c'è scritto il numero, cioè è riportato il nome del file rispetto al quale è stato generato il messaggio. In questo caso abbiamo solo main.c, quindi sarà sempre main.c. Nella seconda colonna, dove ha senso, c'è il numero di linea del sorgente C, dove il compilatore ha riscontrato l'errore. E poi in message ci sono, c'è il testo del messaggio dell'errore vero e proprio. In questo caso è esplicativo perché dice error M undeclared, errore M nella riga 13, M non è dichiarato. Lo sapevamo, il compilatore qua si blocca, non mi crea l'eseguibile, quando ci sono degli errori l'eseguibile non viene creato perché il compilatore non può terminare il proprio lavoro. In più l'IDE per facilitarmelo mi mette a fianco delle linee che contengono l'errore, questo bel rettangolo rosso per dire guarda che è lì l'errore, no? In realtà non è lì l'errore, lì è il punto in cui il compilatore ha trovato l'errore, l'errore è non averlo dichiarata sopra questa variabile. Eh? Se adesso vado a correggere sopra e la dichiaro con una sintassi leggermente abbreviata, no? C'era anche indicata qua, io potevo scrivere int n punto e virgola, oppure se devo dichiarare più di una variabile insieme, tutte dello stesso tipo, le posso separare con virgole. E a questo punto se ricompilo, questa volta nei messaggi di build mi dice: il build è terminato con zero errori e zero warning. Quindi vuol dire che questo programma non vuol dire che è giusto, che è corretto, perché non sappiamo neanche ancora cosa faccia, ma che non contiene errori di sintassi, è scritto correttamente nel linguaggio C. È come un testo che trovate scritto in italiano, non contiene errori di grammatica. Poi magari dice delle emerite stupidaggini, ma formalmente è corretto. Questo è ciò che fa il compilatore, e crea l'eseguibile. Io ho messo m uguale 0 e n uguale 0 tra le istruzioni eseguibili, non tra la dichiarazione di variabili. Dichiarazione di variabili vuol dire esiste n, esiste una scatola che si chiama n. E poi mettici dentro 0. Questa è un'istruzione eseguibile. Fare un'operazione, prendere un valore, metterlo dentro una variabile. Questo è uno dei tre tipi di istruzione fondamentali, più semplici che inizieremo a imparare in questa settimana. Dicevo, le variabili possono assumere valori diversi in tempi diversi, no? Nel momento in cui definiamo una variabile, questa ha un valore non ancora definito. Poi attraverso una serie di assegnazioni di valore, questa sintassi variabile uguale valore punto e virgola si chiama istruzione di assegnazione, assegna alla variabile un valore, prende un numero e lo mette dentro la scatola, prende il numero e lo mette dentro la scatola dimenticando, cancellando, buttando via, distruggendo, atomizzando il numero che c'era prima. Per cui io ho scritto A uguale a 37, nella scatola va a finire il 37, quindi il suo valore non è più indeterminato. L'ho scelto io. Ma se subito dopo qualcuno mi scrive, cioè in un'istruzione del programma successiva, c'è scritto A uguale meno 4, da quel momento in avanti il valore di quella variabile diventerà meno 4.
E il 37 che fine ha fatto? Perso per sempre. Okay? Ogni variabile contiene un solo valore. Non si ricorda quelli vecchi. Quando scrivo, sovrascrivo al valore precedente. Cancello quello vecchio e ci scrivo sopra uno nuovo. In realtà l'istruzione di assegnazione permette anche di fare cose un pochino più evolute che non sia assegnargli una costante. Ad esempio, assegnare una espressione. Lo vediamo tornando al nostro esempio. Allora, immaginiamo di voler fare un programma che faccia la cosa più semplice che ci viene in mente, che legga due numeri e li stampi. Stampi la somma, scusate. No? Faccio la somma e li stampi. Proprio semplice, semplice. Allora, io ho inizializzato questi due numeri e dovrò il programma cosa dovrà fare? Leggere n, leggere m, calcola la somma e stampa il risultato. Questi sono i passaggi che vogliamo fare. Le variabili le abbiamo già definite, le abbiamo già inizializzate. Calcola la somma, partiamo da questo. Io l'ho scritto così, in realtà attenzione che se provassi a compilare questa cosa qui non funziona, non sono istruzioni. E allora fatemele sempre scrivere come commenti. Io parto per abitudine, in un programma la prima cosa che scrivo sono i commenti. E poi vicino, questi commenti per me giocano un po' il ruolo dello pseudocodice. I vari passaggi, descrivo l'algoritmo nei vari passaggi che lo compone. E poi andrò a scrivere il codice C sorgente a fianco dei commenti stessi. Quindi gradualmente trasformo uno pseudocodice in codice eseguibile. Se qualcuno di voi si trova più comodo facendo diagrammi di flusso, è equivalente come metodologia. Allora, calcolare la somma in realtà lo sapremo già fare, perché calcolare la somma significa fare un'assegnazione. Allora mi serve ancora un'altra variabile che tenga il risultato, sempre intera, perché la somma di due numeri interi sarà intera, risultato uguale a n più m. Abbastanza intuitiva come scrittura, cosa vuol dire però? Cosa vuol dire quell'uguale e quel punto e virgola? Beh, il punto e virgola si usa in C sempre al termine di ogni istruzione va sempre chiusa col punto e virgola a capo. La capo in realtà viene ignorata dal compilatore, come tutti gli spazi, tutti gli a capo, tutti i commenti vengono ignorati, la sintassi è fatta solo di caratteri visibili. E quindi l'istruzione viene chiusa, tutte le istruzioni in C vengono chiuse da un simbolo di punto e virgola. Sia dichiarazioni che istruzioni eseguibili. L'uguale è l'elemento sintattico che rappresenta l'operazione di assegnazione. Assegnazione vuol dire prendere, calcolare un valore e mettere il risultato di questo calcolo all'interno di una variabile. L'assegnazione è fatta di due parti. La parte a destra dell'uguale può essere un'espressione matematica anche complicatissima, fatta con tante parentesi, tante operazioni, che calcola un numero. A destra dell'uguale c'è una espressione. Un'espressione semplice, complicata, la più semplice ce l'avete sopra nella riga 12 e 13, 0. 0 è un tipo particolare di espressione semplice che è semplicemente una costante. N più m è un'espressione ancora semplice, un tantino più complicata, e significa prendi il valore corrente di n, prendi il valore corrente di m, fanne la somma e il risultato, il valore risultante da questa somma di questi due valori correnti di n e di m è il valore dell'espressione. Varrà un numero, 18. Questo numero cosa ne faccio? Lo prendi e lo depositi, lo salvi, lo memorizzi dentro la variabile
che è citata sul lato sinistro dell'uguale. Quindi prende il valore dell'espressione che sta a destra e la memorizzi dentro la variabile il cui nome è indicato alla sinistra dell'uguale. Quindi questo simbolo uguale in C è molto diverso dall'uguale della matematica. L'uguale della matematica dice che primo membro e secondo membro sono equivalenti, sono coincidenti. Qui assolutamente non stiamo dicendo questo. Anzi, il primo membro deve essere per forza solo il nome di una variabile. Non può essere un'espressione tipo, che ne so, risultato per 2. Non posso scrivere. A sinistra dell'uguale ci deve stare per forza solo il nome di una variabile, che è la scatola di destinazione, la variabile in cui andare a salvare il risultato. A destra dell'uguale invece ci può stare un'espressione complicatissima, fatta di variabili, di costanti, di operazioni aritmetiche più o meno per diviso, di funzioni matematiche, seno, coseno, tangente, radice quadrata, eccetera, eccetera. A destra dell'uguale. A destra dell'uguale cosa fa il compilatore? Beh, cosa farà il programma eseguibile generato dal compilatore? Calcolerà il valore di questa espressione in questo istante di tempo, con i valori correnti che hanno le variabili, e alla fine di tutto il secondo, non lo chiamo secondo membro, ma lo chiamo la parte a destra dell'uguale, rimarrà un numero. L'unica cosa che alla fine esce fuori dalla valutazione dell'espressione è un numero. Questo numero viene salvato all'interno della variabile che sta a sinistra. Se io avessi scritto risultato uguale a n, ad esempio, voglio solo prevenire un'associazione, il risultato uguale a n, in questo caso non fa la somma, ma prenderebbe il valore corrente di n e lo copia all'interno della variabile risultato. Fa solo quello, riprende una copia e la deposito lì. Il valore di n non cambia, è stato usato per fare un conto, ma lui non se ne è neanche accorto. E il valore di risultato e di n subito dopo vivono vite separate, sono indipendenti. Il fatto che subito dopo metta n uguale a 7 non modifica minimamente il valore della variabile risultato. Ok? Perché nella riga 22 ho preso il valore che aveva n in quel momento e l'ho messo e ho copiato, non n, ho copiato il valore che aveva dentro il risultato, dopodiché quel valore là di n è stato cambiato, ma la variabile risultato è un'altra scatola che contiene un altro valore, contiene un altro numero. Non ho creato un'associazione tra due variabili dicendo guardate che queste due sono uguali, sono equivalenti, no. Quindi purtroppo è un po' sfortunato il fatto che il C usi il simbolo di uguale che nella nostra vita ha già così tanti significati. No? Altri, infatti, nei primi linguaggi di programmazione ho strutturato il Pascal, usavo un simbolo diverso che era questo qui. Due punti, tanto per distinguerlo dall'uguale della matematica. Adesso il giorno oggi nell'era di internet quella sembra una faccina e quindi è anche ancora più brutto. Però leggetelo, vedete l'uguale, ma leggetelo così. Quando vedete un uguale, nella vostra mente vedete una freccia. Prendi ciò che sta a destra e schiaffalo nella variabile che c'è alla sinistra. Prendi un numero che sta a destra, questo numero può essere anche complicato da calcolare, ma alla fine è un numero e lo metti dentro una variabile. Ok? Si scrive uguale, ma si legge metti. Metti dentro. Ecco, tanto per continuare a giocare ci sono delle cose di questo genere a cui ci si abitua molto in fretta, ma le prime volte possono essere un pochino sconcertanti. In moltissimi programmi ci sono istruzioni di questo genere, non in questo perché non ci serve, poi cancelleremo, ma ci serve come pretesto per ragionare questo programmino. Cosa vuol dire n uguale a n più 1? Fossimo a un corso di analisi mi direste impossibile. Ma che è impossibile? Lì c'è scritto metti. Metti dentro n il valore di un'espressione. Qual è questo valore? 8. Il programma va sempre prima a guardare a destra dell'uguale. Perché prima deve calcolare il numero, poi dopo lo può mettere.
dentro il valore della variabile. Allora, a destra c'è scritto n più 1. N quanto vale adesso? Beh, in questo caso lo so perché gli ho appena messo dentro 7, alla riga 24. E quindi alla riga 26 n so che in quel momento vale 7. 7 più 1 fa 8. Quindi alla destra dell'uguale c'è scritto 8. Allora, cosa fa quella istruzione? Mette dentro n 8. Poco gli importa che quell'8 sia stato calcolato usando proprio il valore di n che c'era un attimo prima e che adesso viene distrutto. Sono problemi che ci facciamo noi, non sicuramente che si fa il computer, che prende un valore n, quanto vale? 7. Cosa devo farci? Più 1, quanto fa? 8. Cosa devo fare dopo? Memorizzarlo dentro n. Vabbè. Poi noi ad alto livello ragioniamo e diciamo, beh, questo qui è un modo per incrementare di un'unità il valore di una variabile. Ok? Però di nuovo è per ribadire l'aspetto estremamente operativo, pratico, esecutivo, infatti le abbiamo chiamate istruzioni eseguibili, vengono eseguite, non vengono pensate, il ruolo estremamente esecutivo delle istruzioni che scriviamo. Ecco, se invece scrivessi n più 1 uguale n, cosa vorrebbe dire? Non si può. Non vorrebbe dire niente, perché sulla sinistra dell'uguale ci deve essere una variabile singola. Non è che lui mi risolve l'equazione. Ok? Vorrebbe dire, metti dentro n più 1 il valore corrente di n, se lo leggessi. Ma n più 1 non è una variabile, non è una scatola, è un'espressione. Questo qua me lo dice tranquillamente il compilatore in un gergo che, vedete che evidenzia questo, mi dice un messaggio, dobbiamo poi imparare anche a riconoscere questi messaggi d'errore, perché c'è scritto che L value required as left operand of assignment. Dici, eh? Vuol dire che come operando sinistro, sinistra a destra, dell'operatore di assegnazione, assignment, l'uguale, sarebbe richiesto un L value. Io vi ho detto, serve richiesta una ci deve essere per forza solo una variabile. L value è il termine tecnico che usarono nel costruttore del C per dire le variabili o ciò che si comporta come variabili. E quella L ricorda il left, cioè ciò che può essere a sinistra di un valore. Quando vedremo i vettori vedremo che cosa altro può esserci alla sinistra dell'uguale. Per ora sono variabili semplici. E quindi questo lo buttiamo via. No. Ok? Allora, noi continuiamo questo programmino domani, ma nessuno vi vieta di provare a finirlo o andare avanti questo pomeriggio.